avuto modo già di presentare questa idea, quindi la progettualità di sviluppo turistico per la comunità sicignanese. Naturalmente il nostro intento è quello di voler realizzare innanzitutto la pulizia di tutto il percorso e quindi la valorizzazione del sentiero attraverso la promozione di esso e soprattutto fare in modo che venga conosciuto in rete e quindi organizzato in un percorso che vede praticamente la partecipazione di Gama alla Montagna una volta al mese con delle guide di questo comune, il turismo in prima persona. Volendo fare insieme a tutto quello che già abbiamo detto nella precedente fase, come i borghi e quant'altro, la montagna protagonista è indiscussa per creare una situazione economica e uno sviluppo, e quindi perché noi dobbiamo impinguare quello che è anche la partecipazione demografica. Presentato un progetto dal titolo Gemona, la gestione della montagna nel rispetto della natura, dove io ho elencato alcune opere da realizzare, come piste ciclabili che attraversano in lungo la montagna, realizzazione di piste e quindi lancio di parapendio con relativa area di atterraggio, realizzazione di una postazione per il volo dell'angelo, promozione di un progetto consociato con i comuni limitrofi per la realizzazione di una funivia da Sicignano per il Monte Panormo. Io la voglio condividere con gli altri comuni con un progetto comune dove ogni comune deve avere la propria parte. Promuovere e incentivare a questo punto la nascita di servizi e di gestione. Che cosa voglio dire? Che saranno le imprese che devono nascere e devono essere messe nella condizione di portare avanti queste idee. Il comune, l'amministratore deve fare solo, come dire, da trampolino di lancio della idea, ma l'idea devono portarla avanti quelle che sono le imprese. Ecco che nasce l'impresa, nasce l'occupazione, cresce lo sviluppo economico sociale attraverso l'impinguamento delle finanze e quindi crescerà sicuramente anche la crescita, avremo la crescita demografica che purtroppo questo paese sta inevitabilmente sopportando, nel senso che c'è una forte diminuzione. I vecchi muoiono, i giovani se ne vanno perché non hanno come svernare a Sicignano degli Alboni, perché non c'è un'idea di una politica rivolta verso la creazione e lo sfruttamento del turismo della nostra montagna, ma solo hanno fatto fino adesso una politica di populismo, di creazione, di condizioni, di interessi privati e non di arricchimento della collettività. Appassionato come me e a non far decadere sempre più nel profondo del buio Sicignano degli Alburni, l'amico Riccardo Valanzano, il quale dà tanto perché queste cose vengano portate avanti e per non far morire Sicignano degli Alburni. Io chiedo a lui, io che sono un umile servitore del cittadino perché tale mi ritengo, chiedo: caro Riccardo, noi vogliamo fare e vogliamo portare avanti questa idea, ci vuole la collaborazione di tutti, perché il gol in una squadra deve essere la squadra a farlo, non il singolo calciatore. Noi, se riusciamo a fare questa squadra, possiamo realizzare queste idee. Sono idee che vengono da me, ma sono le vostre, vengono da voi e vengono da me, e il politico le realizza e l'amministratore le deve realizzare. Cosa ne pensi per il turismo di Sicignano degli Alburni? Io ne penso che è positivo il fatto che tu stai lavorando molto bene quando riguarda la montagna e il turismo, in particolar modo per questa meravigliosa natura che noi teniamo qui in loco, e giustamente sono favorevole a queste iniziative e a quanti ti vogliono aiutare e per migliorare e portare turismo e gente a Sicignano, che noi abbiamo bisogno di gente che viene a Sicignano per incentivare il turismo e così apprezzare le nostre bellezze naturali e i nostri prodotti. Sono d'accordo, io ti aiuto quando più posso aiutarti e ti ringrazio e sono sempre a tua disposizione. Grazie.
Grazie a Riccardo, è come dire una firma a suggellare la concretezza di questo progetto che può essere raggiunta, perché tanti Riccardi possono dare voce e forza affinché progetti di questo genere possano essere portati avanti e quindi Sicignano degli Alburni possa finalmente cambiare politica e quindi non decrescere, ma cercare di crescere. Dalla natura incontaminata degli Alburni passiamo al degrado di Sicignano degli Alburni. Qui siamo a Rione Aria Vecchia, dove 4 anni fa è stato progettato, visto che Rione si è ampliato demograficamente, progettato di realizzare uno spazio per una piazzetta per parcheggio e quant'altro. Come possiamo vedere dalle immagini, questo spazio che doveva essere realizzato a piazzetta è diventato una discarica di rifiuti tossici, si può dire, perché qui c'è Catrame, quindi il Catrame sappiamo cosa rilascia. L'impegno di far sparire questa situazione, di realizzare al più presto uno spazio che possa essere a servizio della comunità qui del Rione Vecchio, e l'impegno quello di portare avanti e migliorare questa zona affinché tutti i cittadini possano non vedere questo che vediamo, ma avere e fruire della piazza che era stata promessa e ancora non realizzata. Vogliamo in questo momento, nella parte alta di Sicignano degli Alburni, dimostrare quelle che sono i propri valori artistici, parlando del borgo antico di Sicignano degli Alburni e quindi con annesso il fiore all'occhiello del Castello Giusso, perché ci sono case sfitte, case abbandonate, le dobbiamo, con il progetto naturalmente che indicavo già nell'altra esposizione, dichiarato e chiamato Gemona, che vede tra l'altro, oltre allo sviluppo della montagna per quanto riguarda il turismo, promuovere e far nascere un'impresa a livello locale per quanto riguarda l'immobiliare, dove deve promuovere quelle che sono le case sfitte e le case che vogliono essere messe in vendita, affinché chi ne volesse fare uso in fitto o per comprarla ne può sapere le notizie in tempo reale e quindi poter usufruire del panorama e di tutto quello che è nella posizione di Sicignano come si trova. Prima di salire su lungo i borghi di Sicignano degli Alburni voglio spendere 2 parole per quanto riguarda questo immobile comunale. Qui era il vecchio comune, dove adesso, per non scelta personale ma di chi comanda questa amministrazione, il sindaco Amato, è divenuta quella che è la sede del consiglio comunale, anche se non è adatto, e io l'ho espresso in modo e per forma scritta, naturalmente viene usato per questo, ma è mio impegno, già dimostrato in altre situazioni pubbliche, che questo luogo verrà adibito ad uffici sociali ed altre, mentre per quanto riguarda l'aula consiliare è un impegno, deve essere ripresa e rimessa laddove era, cioè nel corpo del comune, perché il comune non può essere estrapolato del mezzo che deve decidere e che deve amministrare, quale l'aula consiliare. In questo momento mi trovo nella porta da questo lato d'ingresso per quanto riguarda il Castello Giusti e quindi si può vedere ad occhio nudo la condizione in cui ancora versa dal 1980, parliamo del terremoto praticamente. Possiamo vedere i pali che dovrebbero sorreggere questa struttura dal 1980 sono oramai fatiscenti e non esistono praticamente più, se solo alla vista.
Siamo qui nella parte alta di Sicignano Capoluogo, dove possiamo ammirare il Castello Giusso. Qui sono stati stanziati da un progetto cofinanziato dall'Unione Europea diversi miliardi all'ora e milioni di euro. Vedete che ancora c'è tanto da fare e che non praticamente è rappresentato nel suo pieno splendore. Naturalmente questo rappresenterà per il percorso di progettualità per quanto riguarda i borghi di Sicignano, quello che sarà il fiore all'occhiello e che raggiungerà il culmine del piacere dei visitatori, nel senso che potrà ammirare quello che nei secoli i nostri avi hanno fatto. Qui naturalmente, quando sarà fruibile alla collettività tutta, potrà essere svolto in questi locali, oltre che cerimonie, meeting, convegni, come no, matrimoni e quant'altro. Perché possa essere, naturalmente c'è bisogno di altri impegno politico e altri soldi per portare a compimento quest'opera. Naturalmente sarà impegno precipuo e in modo particolare affinché tutto questo si verifichi.